per riportare il suo messaggio all'interno delle istituzioni e alle istituzioni. Walter De Benedetto, come sapete tutti, è un cittadino italiano che è affetto da una patologia molto grave. Per questa patologia, diciamo, non c'è cura, è una malattia neurodegenerativa, però c'è la possibilità di alleviare i dolori che questa comporta con una medicina che è la cannabis terapeutica. Walter ne ha diritto da tempo, ha ottenuto una prescrizione medica, però come per tutti i pazienti italiani che si curano con questa terapia, ci sono difficoltà burocratiche, limitazioni, mancanza di informazioni e soprattutto una fornitura spesso a singhiozzo che ha fatto sì che per la paura di rimanere senza l'unica sostanza che alleviava quei dolori, Walter ha deciso di coltivare alcune piante di cannabis nel suo giardino. La conseguenza oggi è che si trova non solo in una situazione ancora di intermittenza della terapia, ma indagato per un reato che, in Italia è punibile con il carcere fino a 6 anni. Oggi Walter si appella per questo al Presidente della Repubblica, perché in questa situazione di difficoltà con l'emergenza coronavirus tutta anche la filiera dell'approvvigionamento della cannabis medica è diventata ancora più difficile e si appella al Presidente della Repubblica dopo essersi appellato ad altre istituzioni del nostro Paese perché il diritto alla salute, voi sapete, è garantito a chiunque nel nostro Paese, a cittadini e non, è un diritto universale nel nostro paese e il garante, il Presidente della Repubblica, quindi l'ultimo appello, quello più disperato, quello più forte, è diretto al Presidente della Repubblica, al quale invieremo un video appello che Walter ha registrato e che, se riusciamo a risolvere dei problemi tecnici, proietteremo, ma troverete diffuso, insomma, sia sulla pagina di Meglio Legale che su vari giornali che lo stanno rilanciando, un appello al Presidente della Repubblica che potete poi anche sottoscrivere. Io ringrazio le persone che sono intervenute qui e abbiamo una scaletta fatta dei legali, degli amici di Walter e di alcuni parlamentari che sostengono questa battaglia e la battaglia per una regolamentazione più giusta della cannabis medica e non solo medica nel nostro paese e quindi do la parola subito agli avvocati Lorenzo Simonetti e poi Claudio Miglio che possono inquadrare bene la situazione e poi darò la parola ad Andrea Fornai che è un amico di Walter che ha seguito da vicino tutta la storia e può parlare anche per Walter oggi. Grazie e la parola a Lorenzo Simonetti. Sì, buongiorno a tutti. Il caso che purtroppo dobbiamo patrocinare, dico purtroppo perché non dovremmo parlare noi avvocati per questo caso, però purtroppo questo caso è entrato nelle aule giudiziarie e ci troviamo costretti qui a voi dovete, diciamo, siete voi costretti a sentire noi avvocati. Perché dico purtroppo? Perché il caso di Walter purtroppo non è isolato. In Italia c'è un problema oggettivo dell'utilizzo della cannabis a scopo terapeutico, c'è un problema di approvvigionamento, per cui spesso capita che pazienti ricorrono alla coltivazione, all'autocoltivazione per l'approvvigionamento della cannabis utilizzata come farmaco. Questo è un problema oggettivo, ripeto, che purtroppo trova soluzioni diverse a seconda del giudice che si trova poi a giudicare il caso concreto, perché noi abbiamo esperienze di richieste di archiviazioni da parte di pubblici ministeri che si trovano magari sensibili all'istanza così come gliela rappresentiamo. Ci sono però altri giudici, non perché magari siano poco sensibili, ma per una carenza probatoria dovuta alla scelta del singolo paziente di coltivare sostanza stupefacente senza, diciamo, munirsi di tutta una serie di carte e cartoffie che possono consentire una giustificazione di questa coltivazione, non essendo sufficiente di per sé la sola malattia al giudice per chiedere l'archiviazione, ma anche per assolvere. Quindi il problema è quello della scelta di curarsi con la cannabis, scelta che alle volte non è,
diciamo, supportata a livello probatorio da tutta una serie di carte che invece possono convincere il giudice per l'assoluzione. Quindi il messaggio che molto sinteticamente qui noi avvocati, e poi lascerò la parola al collega Simonetti che parlerà anche un po' più del caso concreto, il messaggio che noi qui vogliamo lanciare al decisore politico in particolare è quello di intervenire in una materia nella quale invece negli ultimi decenni soltanto la giurisprudenza ha cercato di correggere il tiro di una della condotta di coltivazione di sostanza stupefacente. Non è normale in un paese democratico e in un paese di diritto, io aggiungerei come l'Italia, che un tema di questo tipo sia lasciato soltanto alla giurisprudenza nel silenzio del decisore politico. So che ci sono stati diversi appelli negli ultimi lustri proprio al Parlamento di intervenire in questa materia e molte volte o si è intervenuto in maniera negativa e poi con una bacchettata della Corte Costituzionale o non si è intervenuti proprio. Quindi il messaggio che qui noi avvocati e ci sentiamo anche di rappresentare un po' tutta la categoria, perché ci sono tanti altri colleghi pure che lavorano in questo campo e patrocinano casi come quello di Walter, quindi l'appello è quello al legislatore di intervenire in una materia così delicata che deve coniugare chiaramente il contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti in generale, ma deve anche saper coniugare e discernere invece i casi in cui il consumo, soprattutto di cannabis, è necessaria a scopo terapeutico o comunque inoffensiva rispetto a quei principi che il legislatore vuole tutelare. Grazie. Sì, sono il collega Lorenzo Simonetti e prima di entrare brevemente nella vicenda di Walter, che non so neanche quanto valga la pena perché è chiara il fatto storico è chiaro, si tratta di una coltivazione di cannabis all'interno della sua abitazione con una detenzione di grammi di infiorescenze. Il tema che ha trattato il collega di studio Claudio Miglio, in realtà, come già detto lui, non riguarda solo Walter, riguarda pazienti in tutta Italia. Ora, nella nostra esperienza sulla cannabis in generale e nella specie della cannabis per uso terapeutico, ci rendiamo in vero conto che la filiera degli attori è un po' più ampia del problema indagato, imputato e procura della Repubblica e Tribunale, perché c'è un altro attore nella vicenda che coincide con le ASL e le aziende ospedaliere e le farmacie ospedaliere. Ci è capitato, e in particolare Claudio ha seguito personalmente il caso, ad Alessandria, un paziente il quale a cagione di una maleducazione, nel senso proprio tecnico del termine linguistico, da parte dell'azienda ospedaliera, la quale si rifiutava di somministrare ciò che il medico aveva prescritto, lo studio legale ha capito che il problema non era tanto la Procura della Repubblica, la quale ha iscritto la notizia di reato e si è trovata d'obbligo a mandare il solito avviso e lezioni di domicilio. Il problema è a monte, perché lo stato di necessità, evochiamo questa categoria nella quale versa il paziente, è un problema che è generato, come diceva Claudio ed Antonella, da un difetto di approvvigionamento farmaceutico. Ma non è, diciamo, la Ziggurat che crea la cannabis, ma è lo Stato che fa da passaggio per la somministrazione. E nei casi concreti, lo Stato, dal punto di vista operativo, si identifica con le farmacie ospedaliere. Quindi il gap è proprio lì, perché nel momento in cui il paziente si lascia da solo dinanzi ad una farmacia ospedaliera che lo tratta come un tossico e uno spacciatore, perché questo è, ed è un problema, nel momento in cui il paziente viene lasciato da solo dinanzi a questo deserto burocratico, è evidente che poi scatta automaticamente il diritto di curarsi da sé. Quindi innanzitutto invertiamo un attimo anche i canoni del ragionamento. Nel momento in cui, e i casi sono tanti, concreti e diversi l'uno dall'altro, nel momento in cui il paziente ha un problema personale di disabilità e prova giovamento con la cannabis, punto. Che cosa fa? Ha la prescrizione o non ha la prescrizione? Cominciamo anche un po' a schematizzare in modo, diciamo, a una sorta di binomio i casi concreti. O la prescrizione o non ho la prescrizione. Il nostro apporto dal punto di vista giuridico è creare tattiche
perché a questo punto ci dobbiamo adoperare per creare delle tattiche, perché lo Stato, che si muove come un elefante, in un modo disparato spazia dall'aspetto amministrativo, documentale delle ASL all'aspetto penale, e in un modo assolutamente un movimento ondoso che è collegato. Il problema è che non si vede questo collegamento, ma il problema nasce a monte, lo ripetiamo. Quindi o si ha la ricetta con la prescrizione o non la si ha. Partiamo dal primo caso concreto. Ho la ricetta, Walter. Nel caso concreto Walter ha una ricetta, quindi già noi ringraziamo anche i medici, perché un altro tema importante è che c'è anche quello che è chiamato il mondo dell'obiezione di coscienza. Quindi un medico potrebbe dire no, la cannabis non ti fa bene, devi avere la farmacologia ordinaria, e questo è un tema che andrebbe approfondito, e chiudiamo qui. Io ho la ricetta, nel momento in cui si ha la ricetta mi prescrive una quantità insufficiente, e quindi io che faccio? Non posso ribellarmi, perché è un medico che la prescrive. Quindi qual è il rapporto tra il diritto alla salute, il diritto della tutela dell'individuo per la propria salute, e quello che un medico invece ti impone in una quantità minima? A questo punto ne approfitto da me, perché mentre non posso magari coltivare l'oppio oppure estrarre uno psicofarmaco, con la cannabis lo posso fare. Ora è interessante, e chiudiamo il punto per dare anche un taglio concreto all'Italia di oggi. Non so se sapete che 2 giorni fa è stato inserito il cannabidiolo quale farmaco all'interno della tabella stupefacenti. Quindi tutto l'olio di CBD con il quale e per mezzo del quale il paziente stava bene, oggi è passato nelle case farmaceutiche. Quindi paradossalmente un tema del genere di Walter, che per noi Walter è, diciamo, il simbolo della battaglia per l'autocoltivazione e l'autoproduzione, adesso scatta pure sul CBD, non solo più sul THC. Quindi si potrebbero moltiplicare i casi. Quindi il tema è, dal punto di vista pratico, e chiudiamo, il processo di Walter deve essere vinto, non ci sono scappatoie, deve essere vinto in fase di indagini preliminari o altrimenti in fase di giudizio. Speriamo che il pubblico ministero di Arezzo ci segua, capisca il difetto dell'elemento soggettivo, cioè la non volontà di introdurre cannabis nel mercato a fini di spaccio, perché qui abbiamo un comma non quinto, un fatto di lieve entità, che già dal punto di vista simbolico, per colorare la fattispecie, a noi avvocati avrebbe fatto piacere la sensibilità magari della procura. No, partiamo con un comma 1.4, quindi un comma ordinario, nel quale si presume Walter innocente, ma d'altra parte lo si presume una persona che con dolo ha coltivato e detenuto per spaccio, quando dagli atti del processo è ovvio ed è evidente che è arrivato il carabiniere e ha trovato una persona, dice, tetraplegica, con il papà che ha il morbo di Parkinson, e stanno tutti e due male dentro casa, e c'erano delle persone amiche che cercano di dare una mano in questa situazione disperata. Non abbiamo avuto neanche appunto il buon cuore per avere già a partire da un quinto comma che colora la fattispecie in un modo un po' più pacifico ed umano. Sarà nostra cura non solo derubricarlo, ma fare assolvere Walter e anche tutti i pazienti. Però adesso Walter si fa portavoce di tutti gli altri. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Io sono qui in rappresentanza degli amici di Walter Di Benedetto, che sono gli unici che non lo hanno abbandonato. Lo Stato italiano ha abbandonato Walter De Benedetto. Non abbiamo mai detto questo in 10 mesi di campagna per Walter. È giusto che si dica, Walter è stato abbandonato. È stato abbandonato dallo Stato primariamente perché lo Stato si è introdotto in casa sua solo per verificare un dolo. Lui richiedeva da più di 2 anni 3 grammi al giorno di sostanza, infiorescenza pura, non soluzioni. Adesso, dopo 11 mesi dall'irruzione dei carabinieri, Walter non ha a sufficienza la sua sostanza, gli arriva a singhiozzo, gli arriva in soluzione, e quindi non ha più la possibilità di fare quello che faceva prima, quando nell'illegalità provava a coltivare da solo delle genetiche particolari. Questo c'è anche da dire. La marijuana non è tutto uguale. Se si mangiano i carciofi, non sono tutti uguali i carciofi. Così vale anche per la marijuana. Walter faceva da solo, dal suo letto, col suo cellulare, una ricerca di quali genetiche poteva utilizzare, provare. In quella coltivazione che è stata sequestrata c'erano degli esperimenti. Walter è una delle persone che sa più di tutti cosa serve al suo corpo, quale sostanza serve al suo corpo. Noi siamo amici di Walter perché
Walter è stato con noi per 20 anni nelle campagne antiproibizioniste, che passavano dai convegni alle feste antiproibizioniste, a leggere fuori luogo, a avere delle modalità di comportamento da persone informate, consapevoli, che utilizzavano una sostanza perché ne avevano bisogno. Io ho una carenza enzimatica importante, una malattia genetica, Stefano anche lui è un consumatore per motivi di salute. Noi non abbiamo dei problemi gravi come quelli di Walter. Quando abbiamo incontrato Roberto Fico gli abbiamo detto che siamo i malati di domani e che quindi c'è bisogno di una risposta oggi. Se io mi ammalo di qualsiasi malattia non grave come quella che ha Walter, sarò anch'io bisognoso e sarò anch'io disposto a coltivare, se lo Stato non mi aiuta. Walter è in un letto, prima passava 4-6 ore sulla sua sedia a rotelle, oggi quasi tutta la giornata a letto. Esce da una 20ina di giorni di ospedale in due mandate per un port da cui gli toglievano il sangue che ha infettato il suo corpo e che si è intasato e che l'ha fatto vivere per delle settimane in una situazione di infezione complessiva. Walter ha pensato di morire nell'ultimo mese. Noi, io e Stefano in special modo, ci disperiamo quando succedono queste cose, ma Walter è fra di noi la persona più positiva, è l'unica persona che è riuscita a dare una motivazione a chi l'aveva persa di fronte a queste ingiustizie. Quando si va a incontrare Walter si esce pieni di energia, non si esce con la testa bassa, perché lui è un lottatore, è una battaglia e per lui rimanere in vita è già una specie di obiettivo che lo aiuta a continuare a ripetere la stessa cosa. Ho bisogno di coltivare la mia marijuana, ho bisogno delle genetiche di cui ho bisogno, non ho bisogno di ciò che mi dà lo Stato in questo modo. Noi siamo venuti qui a dire che siamo arrivati all'estrema ratio perché Walter ha rischiato di morire e può essere che rischi di nuovo di morire. C'è bisogno che la politica faccia di tutto. Io a Michele Sodano ho detto al telefono che c'era bisogno che Beppe Grillo intervenisse, no? Ti ricordi, ti ho detto questo, perché è arrivato il momento di iniziare a rompere le scatole a tutti quelli che hanno un minimo di sensibilità. Beppe fece un tweet nel periodo in cui Walter subì l'ingresso dei carabinieri, ma con Beppe Grillo e tutta la stampa italiana ha seguito la storia. Com'è possibile che la politica non l'abbia fatto? Com'è possibile che voi parlamentari non siete stati in grado di mettere all'ordine del giorno qualcosa che fosse una soluzione? Come mai Fico ci ha detto che avrebbe fatto di tutto perché poi succedesse questo? E invece? Per l'emergenza sanitaria Covid sì, per l'emergenza sanitaria dei malati che hanno bisogno di cannabis non si agisce. O meglio, si agisce in questo modo, peggiorando la situazione. Walter, se vi potesse dire come si sente oggi, vi direbbe che si sente peggio, perché gli arriva una sostanza meno efficace e non gli arriva quando gli serve. Inoltre, c'è anche un altro fatto. Stefano, che è qua, ha aiutato Walter per anni a fare i biscotti, ad esempio, quindi a fare il burro alla cannabis utile e di alta qualità per riuscire a farlo stare bene. Io ho visto Walter mentre mangiava i biscotti e Walter, dopo aver mangiato un biscotto, non era Walter prima di aver mangiato un biscotto. Sorrideva, stava in una forma di relax tale che sembrava dimenticare il dolore che lo pervade continuamente. Allora, come mai le farmacie degli ospedali non sono in grado di fare e di dare sostanze efficaci quanto quei biscotti fatti in casa dagli amici? Questa è una domanda a cui io non riesco a dare risposta. Cioè, è più bravo uno nella cucina di Walter a estrarre il THC e metterlo nel burro di un laboratorio? È più in grado Stefano di capire che gli serve un biscotto piuttosto che un inalatore? Non lo so, queste sono le domande che portiamo, con la fiducia che ci dà Walter nel continuare a combattere, ma siamo anche un po' stanchi. Siamo stanchi di tornare a Roma, dalla Toscana, c'era Bobo Rondelli fino a un attimo fa, non so dove sia finito, eccolo qua, mi sei passato intorno, ma è girato, che è uno dei tanti artisti italiani che è venuto a trovare Walter. Ci sono decine e decine di nomi di persone che hanno avuto la sensibilità di prendere la macchina, tra questi ricordiamo Lello Ciampolillo, che nella prima fase è stato molto presente, oltre che coloro che sono qui, tutta una squadra di persone, Enzo Brogi, un ex consigliere regionale del PD che si è dato da fare pur non avendo nessun ruolo più. Insomma, serve questa sensibilità e serve di portarla ai vostri leader, se avete dei leader, se avete qualcuno con cui parlare, serve di portarla in Parlamento a quelli che decidono.
Da parte nostra noi credo che abbiamo fatto il massimo, perché non siamo né giornalisti, né uffici stampa, né medici, né assistenti sociali, né infermieri. E ce la caviamo alla grande. Walter, con quello che facciamo noi è riuscito ad arrivare a voi. È possibile che da voi non si riesca ad arrivare da qualche parte? Questo è quello che vi chiediamo. Poi abbiamo Mastroianni. No? Scusate, essendo uomo di spettacolo, voi capite, mi va di fare un appello attraverso questa voce di un uomo illustre che abbiamo avuto in questo paese, che era oltretutto un grande uomo di cultura che faceva del cinema, ecco. E mi viene semplicemente da dire, ma come facciamo ad accanirci contro una persona che soffre? Perché uno ha diritto alla non sofferenza, a parte quello stare a letto tutto il giorno, uno ha diritto al sogno. E non si può sognare se si soffre. E mi sembra proprio una storia così assurda, così come si dice, sparare alla Croce Rossa. Ecco cosa mi viene in mente. E direi questo al Presidente, che mi sembra l'unica, tra le poche persone di buon senso che ci sono rimaste, dirgli proprio, signor Presidente, faccia qualcosa, perché mi sembra proprio un accanimento, proprio incriminare una persona che soffre a letto. Oltretutto non c'ha da prendere la macchina, l'automobile, e c'è il rischio, insomma, che qualcuno si faccia del male. Questa persona sta sempre a letto, quindi ha diritto completo alla non sofferenza e al sogno. Grazie a Bobbo Rondelli, che con la voce di Marcello Mastroianni si unisce all'appello di Walter De Benedetto al Presidente della Repubblica. Io chiamerei adesso i parlamentari che sono oggi qui, Riccardo Maggi, Caterina Licatini, Michele Sodano, e vedo anche Doriana Sarli, magari ci sono tre posti, ci alterniamo. E perché Andrea è stato molto, molto netto e ha ragione, e dice come noi abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere fare per sollecitare le istituzioni, e adesso diteci che cosa si può fare per trasformare questo appello in un atto di cambiamento vero. Riccardo Maggi. Grazie Antonella, grazie a voi che siete qui, a tutti quelli che ci stanno seguendo attraverso la web TV della Camera dei Deputati, e soprattutto grazie a Walter. Come sapete, come si sa, in un momento di epidemia, di pandemia, c'è un problema di continuità terapeutica per tanti malati, praticamente per tutti i malati che non siano malati di Covid e che abbiano bisogno di cure continuative. In particolare c'è un problema anche per i malati che hanno bisogno di cannabis. E però dobbiamo dire una cosa chiara, che il governo nei loro confronti negli ultimi mesi sembra essersi accanito particolarmente, una sorta di accanimento, no, verrebbe da dire con sarcasmo, un accanimento antiterapeutico che viene esercitato nei loro confronti, anziché, tenuto conto delle particolari condizioni di difficoltà negli spostamenti, nell'avere contatti con i medici, con le ASL che ci sono nel momento di emergenza Covid, anziché facilitare loro l'accesso alla cura, lo si sta rendendo sempre più difficile. Ora, penso quindi che sia necessario alzare il tiro, politicamente parlando, nei confronti dell'esecutivo in questo momento. No, voi sapete i provvedimenti che ci sono stati, la disposizione della fine di settembre rispetto al divieto di spedizione dei prodotti, degli oli e degli altri preparati, quella di pochi giorni fa rispetto al CBD è altra questione, ma in qualche modo anche convergente come tipo di politica che viene messa in atto. Io non so rispondere alla domanda che faceva l'amico di Walter, no? Com'è possibile? Posso però riportare quali sono state le iniziative parlamentari dei mesi scorsi e quali sono quelle tuttora in corso. Perché,
come avete dimostrato voi con i vostri interventi, la questione della cannabis terapeutica, vivendo noi in un quadro, come dicevano in apertura gli avvocati, di cronico strutturale deficit di fornitura, di approvvigionamento, perché abbiamo un sistema in cui si è creato una sorta di monopolio di fatto o di diritto sia nella produzione sia nella importazione, che non risponde alla richiesta crescente che viene dai malati, inevitabilmente la questione della cannabis terapeutica, poi come nel caso di Walter, è andata a sfociare in un problema legato all'autocoltivazione per uso personale. Allora, si deve fare, secondo me, un'iniziativa fortissima nei confronti del Ministero. Io ritengo che ci sia un problema di responsabilità politica attualmente nel Ministero della Salute. Evidentemente il Ministro Speranza non è in grado o non vuole assumersi delle responsabilità rispetto all'apparato amministrativo, ai dirigenti delle direzioni che hanno competenze in questa materia. Questo è un vecchio problema. Ci sono dei dirigenti apicali che ritengono di avere una titolarità politica. Questo possono continuare a farlo finché non c'è un ministro che se la assume la responsabilità. Dico questo perché è accaduto anche rispetto a delle iniziative parlamentari sulle quali noi, sottoscritte da 60 deputati, penso a quella relativa alla cannabis a basso contenuto di THC, in occasione della discussione del decreto rilancio, emendamento arrivato in fondo alla discussione in commissione, accantonato più volte e che poi ha ricevuto un parere negativo dal Ministero della Salute senza spiegazioni di merito. Parere negativo, direi, di stampo ideologico da parte dei dirigenti del Ministero, ma con responsabilità politica del Ministro. E questa è un'iniziativa che è stata messa in campo e che è andata purtroppo a finire male, nonostante avesse la firma di 60 deputati di tutti quanti i gruppi. Devo dire un po' meno del Partito Democratico, però. Altra iniziativa parlamentare che è tuttora in corso, in Commissione Giustizia è riniziato l'esame di una modifica dell'articolo 73 del testo unico sulle droghe, che andrebbe a toccare due punti in particolare. Uno è quello della aggiungere un 73 bis che individua una fattispecie autonoma per il fatto di lieve entità con una diminuzione delle pene, quindi per evitare proprio quello che accade lì, cioè che venga dato di prima battuta non la lieve entità anche a coloro che evidentemente stanno mettendo in atto una condotta di lieve entità e finiscono spesso in galera. Ora questo non è il caso di Walter, tranne poi in un secondo momento essergli riconosciuta la lieve entità. E nel 73 bis c'è anche la non punibilità in assoluto, neanche per via amministrativa, quindi neanche il sequestro, della coltivazione domestica per uso personale. Poi c'è, diciamo, il grande orizzonte che noi vorremmo, ma che di questi tempi mi sembra difficile, che è quello di un testo organico complessivo come quello della legge di iniziativa popolare Legalizziamo, che ancora attende di essere discusso e che prevede, diciamo, tutto quello che vorremmo, cioè una regolamentazione della produzione, del commercio, oltre che della coltivazione domestica, su cui è in atto uno scaricabarile di responsabilità, perché evidentemente il presidente Fico dice non sta a me, sta ai capigruppo, non posso io d'imperio far calendarizzare questa legge, e i capigruppo ne fanno una questione di discrezionalità politica e quindi non la calendarizzano mai. Quindi io in questo momento, diciamo, quello su cui mi concentrerei, perché è già incardinata e già c'è, è la prima questione, la questione dell'articolo 73 e la questione di un scontro frontale, se necessario, politico con il Ministro della Salute, che deve assumersi responsabilità su una, diciamo, negazione di cura. Io poi, avendo aderito alla campagna Io Coltivo di Meglio Legale, ho a casa una pianta di cui stamattina ho staccato questa, che se non so se questa è della genetica che va bene a Walter, ma se lui lo vorrà, ovviamente sono felice di andarlo a trovare, di portargliela e di cedergliela, continuando così, provando così a dare continuità a delle azioni che, come stamattina abbiamo visto, tengono insieme la questione inevitabilmente della cannabis terapeutica e della coltivazione per uso personale. Qui andremo anche un po' oltre, perché andremo nella cessione
per uso terapeutico di altri, e quindi se lui lo vorrà, ovviamente sono disponibile a portargliela questa e l'altra che ho in questo momento a casa. Grazie. Buongiorno, grazie a tutti. No, ovviamente non ci sono parole per commentare la situazione drammatica attuale che vive il nostro paese, l'assurdità di una situazione che oggi permette un malato grave di artrite reumatoide e tantissimi altri come voi di essere indagato e di subire tutte quelle che sono le conseguenze anche di una giustizia che ti insegue senza un preciso motivo. Io voglio prima di tutto ringraziare Meglio Legale, perché è un'unica associazione che si prende sempre carico di portare in Parlamento questi temi così importanti. Questa è una battaglia importante che non ha colori politici, è una battaglia per salvaguardare l'articolo 32 della Costituzione, il diritto alla salute. Quindi io, rispetto a tutto ciò che ha detto anche Riccardo Maggi, sono completamente d'accordo e non voglio spendere troppe parole, perché tutto ciò che non è detto è sacrosanto. Cioè oggi c'è un problema serio con il Ministero della Salute. Io, se voglio aprire un altro inciso, quello che sto notando è una cosa: è chiaro che oggi ci sono delle pressioni enormi in questo momento di particolare difficoltà, anche legata al coronavirus, da parte delle case farmaceutiche, per cercare di rendere la pianta quanto più illegale possibile, in modo tale poi da poterne avere l'esclusiva all'interno delle farmacie, come un prodotto che possa essere gestito solamente tra grandi colossi e non invece liberamente coltivato, come una grande rivoluzione, una grande battaglia di questa pianta può comprendere. Quindi oggi il nostro governo deve capire da che parte stare, e io questo lo dico chiaramente: se stare da una parte delle case farmaceutiche che vogliono un prodotto esclusivo, vogliono farci un profitto, o se stare da una parte del popolo che invece ha capito che una grande rivoluzione, come dicevo prima, di questa pianta è il fatto anche di poterla coltivare a casa propria. Perché, come diceva anche Andrea, non è solo una questione di quantità ma anche di qualità. Allora questa è una pianta che permette ad ogni paziente di capire quale genetica è la più adatta per soddisfare le proprie necessità, secondo la propria terapia, secondo la propria patologia. Quindi è ovvio che noi oggi dobbiamo puntare più su questa liberalizzazione, e oggi tutti gli stati civili stanno procedendo per abolire l'insensato proibizionismo. Il governo però deve farci capire da che parte deve stare, e noi parlamentari che diamo la fiducia a questo governo dobbiamo essere la forza critica più importante a determinare poi le scelte dell'esecutivo. Per questo motivo, oltre alle iniziative che stiamo portando avanti fino adesso, noi in questo momento stiamo cominciando a raccogliere anche le firme per depositare un altro testo di legge, che è il cosiddetto manifesto collettivo, che è stato sottoscritto da 56.000 attivisti in Italia. Quindi nelle prossime settimane passeremo le nostre giornate a cercare il supporto da parte di tutti i parlamentari possibili, per avere anche un testo di legge che venga firmato da almeno 100 parlamentari e che possa avere una forza propulsiva. Con il Movimento 5 Stelle stiamo facendo un grande lavoro, perché abbiamo votato nelle ultime settimane i provvedimenti da calendarizzare per primi, e la cannabis è stato il secondo provvedimento più votato dopo il fine vita. Quindi da parte del nostro gruppo c'è tutta la volontà di calendarizzare, a partire dal primo trimestre del 2021, un testo sulla cannabis. Bisogna fare anche un buon lavoro nelle commissioni, ma le intenzioni ci sono tutte, e siamo pronti anche ad azioni rilevanti, ad iniziative rilevanti, nel caso questo tema non riceva la priorità e l'attenzione che merita. Questa è una delle più grandi battaglie delle civiltà. Noi lo ripetiamo sempre: da un lato c'è un aspetto che riguarda la salute,
Da un lato c'è un aspetto che riguarda il contrasto alle mafie. Come possiamo permettere nel 2021 di dare un monopolio di questa sostanza alle mafie, che in questo momento sono le uniche detentrici della distribuzione e della produzione della cannabis in Italia. E il terzo elemento è chiaramente quello di un grande sviluppo economico che noi possiamo avere nel nostro paese, specialmente in questa fase di crisi, nel caso il mercato della cannabis venga regolamentato, così come avviene in America, dove in Colorado annuncia $1 miliardo di gettito fiscale maggiore derivante dalla cannabis all'anno, così come avviene in Canada e in tutti gli stati che ovviamente hanno capito che il proibizionismo non serve assolutamente a nulla. Detto ciò, un grandissimo abbraccio a Walter De Benedetto, un grandissimo sostegno a tutti quelli che come lui vivono questa assurda situazione. Io pregherei tutti i miei colleghi a prendere questo tema e metterlo in cima alle proprie priorità e se necessario anche di far mancare la fiducia a questo governo qualora il tema della cannabis non venga risolto nell'arco del prossimo anno. Perché la fiducia va meritata e questo è un tema troppo importante di salvaguardia della salute, quindi anche dell'articolo 32 della Costituzione, del diritto alla salute, e il governo non può farsi sordo, anzi fare passi indietro come nelle ultime settimane abbiamo visto attraverso una circolare di Speranza e poi anche una circolare dell'agenzia del monopolio, delle dogane di Stato. Non possiamo fare passi indietro, ma per entrambe le cose noi ci siamo già attivati. Per quanto riguarda la circolare dei monopoli di Stato, abbiamo già fatto fare un passo indietro a chi l'aveva emanata, e anche rispetto alla circolare di Speranza abbiamo fatto partire oggi attraverso Gilda Sportiello un'interrogazione per far togliere il CBD dall'elenco delle sostanze farmaceutiche. È un lavoro lungo, ma facciamo, ed è troppo importante. E io personalmente, so come Riccardo e Caterina, penso che spenderò tutte le mie energie di questi prossimi semestri che ci attengono su questo tema e spero che come me ci siano altre centinaia di parlamentari. Grazie. Buongiorno a tutti, salve. Saluto anche Walter. Mi piace il discorso delle priorità per chiunque di noi, da politico, da professionista. Ci sono delle priorità che bisogna darsi e credo che uno delle oggi noi un po' che facciamo parte della maggioranza dobbiamo prendere atto che nessun passo avanti è stato fatto in questo senso. La cannabis è stata introdotta in terapia già da un po' di anni e dall'inizio ha avuto delle gravi criticità legate alla sua distribuzione. Ho avuto modo qui di parlarne con Meglio Legale, con Antonella e gli altri, che prima di essere deputata sono una farmacista. E costantemente avevamo il grosso problema di non poter distribuire, di non poter fornire ai nostri clienti di questo tipo di terapia. E purtroppo le persone che si avvalgono di questo farmaco molto spesso, come Walter, hanno delle patologie che sono anche piuttosto gravi, patologie che non ti permettono di condurre una vita normale, che quindi è molto atterrata e che noi e lo Stato per prima non può permettersi di peggiorare quella situazione che già è difficile. E quindi oggi lo Stato lo fa fondamentalmente continuando a mantenere questa situazione, queste grandi difficoltà legate alla,
alla distribuzione, perché non c'è nessuna presa di posizione per una volontà a implementare quello che è la distribuzione, a provare anche ad aprire un nuovo mercato che garantisca, che possa anche attivare un nuovo tipo di economia e che garantisca a tutti i malati, a tutti i pazienti di potersi curare. Oggi Walter non lo può fare con costanza, ma assieme a Walter ci sono Santa, ci sono Maria, ce ne sono tanti altri che necessitano di cure e che oggi noi non stiamo garantendo a loro questo. Oltretutto, come nel caso di Walter, gli stiamo ancora ulteriormente aggravando la qualità della vita. Noi che parliamo di benessere, di mettere l'uomo al centro del benessere, questo sta venendo meno. E quindi quello che chiedo è un appello che abbiamo fatto più volte al ministro Speranza, che per primo dovrebbe volere questo tavolo. Noi lo richiediamo con forza. Non è più il momento di noi comprendiamo le varie emergenze e soprattutto quella che stiamo vivendo, ma sappiamo che anche il tempo si è trovato anche per altro. E non può non trovarsi il tempo per un argomento così importante. Parliamo di salute, parliamo di benessere, di persone che già non vivono una situazione facile. E noi non possiamo abbandonarli ulteriormente e non possiamo lasciarli soli a se stessi e aggravando ancora di più le conseguenze quando li trovi costretti ad affrontare anche un iter giudiziario, oltre che il danno è tutto, il danno economico e quant'altro. Quindi continueremo a dar voce a Walter, scusandoci, così come mi rivolgo agli amici di Walter, che non siamo riusciti ancora in questo intento. Ci dispiace, ci scusiamo in prima persona, non è facile. Continueremo a farlo, a lottare insieme a voi, assieme a voi, assieme a Walter. Ed almeno questa battaglia vorrei vincerla prima della fine della legislatura. Grazie. Grazie a Caterina Licatini. Darei ora la parola ad Andrea Rivera, che è un altro amico di Walter De Benedetto, è un artista italiano e io lo ringrazio, come ringrazio Bobo Rondelli, perché questa battaglia diventa più forte nelle istituzioni se diventa più forte nel paese il dibattito pubblico su questo tema. E noi vogliamo normalizzare il dibattito su questo tema, renderlo normale, un dibattito che si fa al bar, che si fa a casa, che si fa a scuola. E quindi grazie a tutti quelli che ci mettono la faccia, come si dice con un'espressione orribile, però molto spesso non è semplice, anche chi è a favore non si vuole esporre, quindi quelli che si espongono per questa battaglia, per Walter, ma per tutto il resto, li ringraziamo enormemente e se ce ne sono altri che si vogliano aggiungere sono i benvenuti. Andrea Rivera. Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito innanzitutto. Mi siedo, lo faccio in piedi. No, perché a teatro sono abituato a stare in piedi. Innanzitutto ringrazio dell'opportunità e ringrazio della vicinanza chi è vicino al problema di Walter, ma non è solo il problema di Walter. Io penso che sia il problema di tantissima gente che fantasma, di cui non conosciamo il nome, di cui non conosciamo il problema. E io purtroppo per motivi familiari ho avuto la possibilità di conoscere queste problematiche negli ospedali e vi assicuro che è gente che è veramente disperata. È disperata perché sente lo Stato lontano e uno Stato di diritto non può essere lontano da un paziente che sta male. Poi io mi devo sbrigare perché purtroppo devo ritornare a fare i miei citofoni, come sapete che sono tornato a farli perché sennò Salvini mi rubava il lavoro. Però per ritornare seri, perché sai, come nel teatro c'è un misto tra serietà e commedia, sembra quasi, anche questa storia sembra un po' una farsa, no? Come faceva Dario Fo, la commedia dell'arte, che mischiava il tragico e la satira.
E qua però di satira ce n'è da far ben poca, perché comunque l'unica cosa che mi viene in mente di dire è che, siccome la Chiesa, e non sento voci dalla Chiesa, è molto attaccata alla vita ed è molto vicino a Maria, ecco, dia un po' di Maria in più pure a questa gente, per fare una battuta, no? Perché è gente che combatte per la vita. Però non sento voci da, in questa battaglia, voci da parte della Santa Sede, e mi aspetto che anche il Santo Padre, che è così vicino alla vita e che combatte per la vita, dica qualcosa in favore di questa battaglia di Walter e di tanti altri. Tutto qua. Io vi ringrazio dell'attenzione e mi raccomando sempre, più che la faccia ci ho messa la mascherina oggi, però la faccia ce la metterò sempre, come ho fatto nelle mie battaglie, come tanti altri miei colleghi, come Bobbo, che mi ha dato pure la giacca per parlare. Abbiamo fatto lo scambio di giacche. E penso che metterci la faccia sia importante, soprattutto in questo periodo storico. Ma non c'entra il Covid, non c'entra le guerre politiche, destra, sinistra, centro. C'entra l'umanità. Bisogna tornare, come diceva Arrigoni, torniamo a essere umani. E mi sembra che qui invece stiamo sprofondando nel monopattino più... nei monopattini che ognuno fa un po' come gli pare. Bisogna tornare a essere uniti, a essere umani, a combattere per le battaglie da vincere, e questa è una battaglia da vincere. Grazie. Va bene. Per chiudere darei la parola a Doriana Sarli, a Marco Perduca e a Leonardo Fiorentini, a cui cediamo questa presidenza. E che sono Marco Perduca dell'Associazione Coscioni, Leonardo Fiorentini di Forum Droghe, tra le istituzioni, mi viene da dire, più affidabili nel nostro paese in materia di cannabis, sostanze stupefacenti e non solo. A voi il microfono, diamo prima la parola a Doriana. Buongiorno a tutti, io non ho moltissimo da aggiungere a quello che hanno detto i miei colleghi prima. Sicuramente è un tema che seguiamo dall'inizio della legislatura con una frustrazione incredibile, e sinceramente, lo dico con onestà, non mi aspettavo da questo governo cambiato e da un ministro in cui avevo riposto molte speranze così tanto silenzio e assenza su questo tema. Quindi il punto di fare pressione sul nostro ministro, anche noi che facciamo parte della maggioranza, è assolutamente vero, con tutti i mezzi possibili, perché è veramente, non è soltanto il problema della legalizzazione, che sicuramente è un obiettivo da raggiungere, ma noi non abbiamo dato risposte ai pazienti, come Walter, che saluto e a cui sono vicina, non abbiamo dato risposte ai negozi che hanno dovuto chiudere per la cannabis light con basso contenuto di THC, e addirittura oggi parliamo del CBD all'interno della tabella degli stupefacenti. E devo dire, quindi, non è che non abbiamo fatto passi avanti, possiamo dire che abbiamo fatto grandi passi indietro, come non poter spedire la circolare per non poter inviare la cannabis a casa, cioè la cannabis terapeutica a casa, pazienti che non hanno il diritto di sapere quali sono le farmacie che producono la cannabis, non c'è un sito del Ministero che può far sapere dove produrre la cannabis e devono andare a fare il giro del mondo. Quindi, detto questo, insomma, il nostro impegno ci sta, ma deve anche produrre dei frutti, e vi ringrazio. L'anno scorso, quando ci siamo trovati in piazza il 23 di ottobre, quindi quasi esattamente un anno fa, Walter aveva mandato una lettera al Parlamento e al Governo. In qualche modo, proseguendo quella tradizione iniziata 20 anni fa da Luca Coscioni, lo slogan "dal corpo dei malati al cuore della politica". E Walter partiva dal suo caso personale, che è purtroppo lo stesso che è stato ricordato prima da amici e avvocati, però chiedeva qualcosa in più, non chiedeva soltanto di trovare una soluzione, e forse in parte anche a un paio di settimane di notorietà gli è stata aumentata la quantità che doveva avere, visto la prescrizione del medico, ma chiedeva la legalizzazione della cannabis per tutti i fini per cui questa esiste, non dal 2007 quando
la ministra Turco legalizzò la possibilità di prescriverla, ma da almeno 4.000 anni, perché è un prodotto tipico che fa parte della nostra cultura, oltre che della nostra economia e, per chi ci crede, nei rapporti con il metafisico. Ecco, noi continuiamo a stare insieme a Walter perché lui è con noi. Siamo coinvolti tutti nello stesso tipo di attività. Cercherei però di ampliare le preoccupazioni dei parlamentari presenti, e fa piacere vedere che passati 12 mesi comunque sono molti di più di quanto non si potesse sperare anche su altre questioni. Il fine vita è stato citato poco fa e forse è l'unico altro esempio in cui c'è questo dialogo dentro e fuori dal palazzo. Perché è vero tutto quello che è stato detto sul Ministro della Sanità, che comunque ha come leader qualcuno che di mafia se ne dovrebbe intendere, ma che probabilmente, diciamo, fino a un certo punto se n'è inteso, ma poi ne ha fatto anche lui un momento di grande professionalità che lì è rimasta. Ma c'è un ministro degli interni che non passa giorno che non ricordi che occorre andare dietro al piccolo spaccio, e questo potrebbe essere uno dei classici casi di piccolo spaccio. C'è una presidenza del Consiglio dei Ministri che è in ritardo di almeno 3 mesi per pubblicare la relazione annuale sulle droghe al Parlamento. Siete parlamentari, chiedetegli che fine ha fatto questo documento, perché si vergognano di dire che in Italia 6 se non 7 milioni di italiani consumano abitualmente la cannabis. Sarebbe un'ulteriore conferma della necessità di legalizzare totalmente una questione culturale, cioè la gente fuma questo piuttosto che quelli. Durante il lockdown le tabaccherie sono rimaste aperte, non si poteva andare in farmacia a ottenere dei prodotti perché non rientravano nella lista delle cose fondamentali che dovevano essere provviste alle persone. Terzo problema: cosa farà la Farnesina all'inizio di dicembre, quando a Vienna si voterà sulla raccomandazione dell'OMS che chiede quello che chiediamo tutti qui, cioè di togliere la cannabis dalle tabelle più restrittive e concederne la possibilità di produzione e distribuzione in tutto il mondo? Ecco, si fa finta di dire che si de plano, si direbbe, l'Italia avendola tolta con la ministra Lorenzin, che probabilmente non era così a sinistra come quello di adesso, a seguito di una decisione della Corte Costituzionale, adesso sarà a favore di toglierla anche a livello internazionale. Però la decisione di rimettere i preparati a base di CBD in tabella non lascia ben sperare. Quindi 3 questioni sono: piccolo spaccio, relazione parlamentare e posizione internazionale, che devono essere portati all'attenzione del governo. Noi, e qui lascio la parola a Leonardo Fiorentini, da fuori del palazzo non possiamo che continuare quello che abbiamo fatto, cioè tutto quello che abbiamo fatto, ma anche qualcosa in più che adesso dirà lui. Grazie, grazie a Meglio Legale per aver organizzato questa conferenza stampa, e la massima solidarietà possibile a Walter De Benedetto e a tutti i malati che si trovano nella sua stessa situazione, purtroppo sono tanti. E ai cui problemi di salute si aggiungono problemi di una burocrazia che pare ormai assurda. Noi nelle settimane scorse abbiamo scritto, a seguito della circolare del Ministero della Salute che veniva richiamata prima, rispetto alla cannabis terapeutica e quindi alla messa fuori gioco di tutte le preparazioni che non fossero cartine per inalazione e il decotto, ovvero ad esempio l'olio e le capsule, che sono di fatto poi le preparazioni più utilizzate, la messa fuori gioco di queste preparazioni e la eliminazione della possibilità di consegnare a domicilio i farmaci, che in una situazione di emergenza pandemica che stiamo affrontando risulta davvero non solo illogica ma stupida e criminale. Questa lettera purtroppo non ha avuto alcuna risposta, nonostante sia stata mandata al Ministro, sia stata sostenuta da migliaia di firme. Il governo quindi sembra non ascoltare la società civile. È un governo che però non è solo sordo, sembra anche cieco, perché l'ultimo intervento, sempre del Ministero della Salute, questa volta a firma del Ministro Speranza, rispetto all'inserimento del CBD nelle tabelle della legge 309-90, è davvero un segno di cecità. È un passo indietro nel momento in cui
nell'inizio del prossimo dicembre la CND, l'ONU, potrebbe decidere sulle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'appunto declassificazione della cannabis e in particolare proprio nella non psicoattività del CBD e quindi della sua rimozione dalle sostanze controllate. Ovvero nel momento in cui la massima organizzazione mondiale sanitaria ci dice che il CBD non deve essere più oggetto di controllo e quindi al di fuori delle convenzioni, il nostro Ministero della Salute lo inserisce nelle tabelle delle sostanze controllate. Ma non c'è solo questo, perché se andiamo passata legislatura, qualche passo in avanti si era fatto nel decreto fiscale approvato proprio a chiusura della legislatura, si erano presi alcuni impegni di legge. Uno di questi era la formazione del personale sanitario sulla cannabis. Non so voi, io non ho avuto notizia. La dispensabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale della cannabis terapeutica, che tuttora viene dispensata gratuitamente solo in alcune regioni che hanno un'apposita legge e solo per alcune tipologie di malattie diverse da regione a regione a seconda della legge, veniva inserita la possibilità di concedere la produzione a soggetti privati per approvvigionare un mercato che è in crescente richiesta di cannabis terapeutica, anche su questo nulla abbiamo, e infine ovviamente nulla sulla ricerca sulla cannabis. Si diceva prima che va alzato il livello dello scontro, purtroppo siamo in un'epoca in cui è anche difficile riuscire a trovare le forme, noi abbiamo pensato a una forma antica, che è quella del digiuno, per cui dal 23 di ottobre, per cui a un anno dalla manifestazione qui davanti e dall'incontro di Walter De Benedetto col Presidente della Camera, inizieremo un digiuno appunto a sostegno delle richieste che sono state fatte in quella lettera aperta e delle esigenze dei malati. Grazie a tutti per essere intervenuti, di lavoro da fare ce n'è moltissimo dentro e fuori al Parlamento, noi continueremo a farlo e troverete sui nostri canali e spero nel modo più capillare possibile possiate anche ricondividerlo l'appello di Walter De Benedetto al Presidente della Repubblica che noi abbiamo avuto modo di proiettare qui oggi ma che troverete subito dopo sia sulla pagina di Meglio Legale, sul sito dell'Associazione Coscioni e su alcuni giornali e che faremo avere al Presidente della Repubblica, vi chiediamo di condividerlo, di sottoscrivere l'appello di Walter e di farlo conoscere a quante più persone possibile perché Walter è un uomo molto coraggioso, ha reso pubblico ciò che nessuno dovrebbe mai rendere pubblico, il proprio dolore, ciò che c'è di più intimo e l'ha fatto certo non solo per se stesso ma per dare corpo a una battaglia che è di moltissimi in questo paese e quindi il minimo che possiamo fare è rilanciare il suo appello e farlo conoscere a quante più persone possibili e che arrivi forte il messaggio alle istituzioni e al Parlamento. Grazie a tutti e buona giornata.